tacciare la zona. Assicuriamo. Se tacciate questo, ragazzi. Se taccia questo, figliolo. Ehi, gente, questo è il video, benvenuto sul canale con una puntata di The Last of Us parte seconda. Rieccoci qui con Ellie, che non era in grado di seppellire l'ascia di guerra, ed è all'inseguimento di Abby, che è scappata in Califoggio, se ricordate, ma è stata catturata da un gruppo sconosciuto di predoni, banditi, stupratori, come direbbe la madre di Sheldon, di Howard. Comunque, ha lasciato un foglio, penso sia di Abby, se no che ci fa sul suo yacht. Le informazioni affidabili che avevo ricevuto in cambio del pesce si sono rivelate infondate. Nonostante le continue battute d'arresto, sento ancora che le luci sono a Santa Barbara, da qualche parte. Sto immaginando l'espressione di sufficienza che faresti ascoltandomi. Piantala! Penso che scriva Owen. Ho un'altra pista da seguire nei sobborghi. Augurami buona fortuna. Ero seduta con Leva accanto al fuoco a fissare le onde e ti ho pensato. Gli ho raccontato quella tua stupida barzelletta con la nonna in skateboard. Ha riso talmente forte da sputare il pranzo. Non l'avevo mai visto così felice. Mi manchi. Qui ti sarebbe piaciuto. Nessuna città. Solo piccole carovane che fanno su e giù lungo la costa. Dicono tutti che Santa Barbara è maledetta. Una sorta di triangolo delle Bermuda. A me piace. L'altro giorno ho visto una foca, piena di macchie. È il tuo modo karmico per irridermi? Sì, è sicuramente dedicata a Owen, perché è lui che le ha mostrato la prima foca con le macchie. E lei invece diceva, no, le foche non hanno le macchie. E invece aveva ragione Owen. È bella che è Santa Barbara. Madonna, mi sembra il Mediterraneo, altro che California. Sì, veramente sembra il mar Mediterraneo, guardate che bello. Una villa in mezzo, davanti al mare. Bellissimo. Ci andrei a vivere di sicuro, immediatamente. Cosa c'è lì? Alcol. Qualcuno non ha finito il suo alcol. Qualche alcolizzato non ha bevuto tutto quello che aveva da bere. Animale. Non si spreca. Allora, per fortuna che Ellie ha ancora il revolver. Questa è la mia pistola preferita, ragazzi. In ogni videogame la 6 colpi sarà sempre un'arma che prenderò. In ogni videogame. Se mi dai la 6 colpi, io prendo la 6 colpi. Se mi dai tra le opzioni. Sembra promettente? Non lo so. Un promettente è uno spezzamento di collo cadendo, sembra. Altro che promettente è qualcos'altro. Dove devo andare? Suppongo di qua, no? Ah sì, di qua. Di qua. Beh, però hanno attraccato in un molo molto nascosto. Diciamo che è difficile che qualcuno si addentri fin qui per qualche motivo. A meno che non siano insediati in quella villetta. Lo trovo piuttosto difficile. Alquanto improbabile. Chissà perché l'hanno rapita, Abby. Secondo me è stato qualcuno che ha rintracciato la loro... È sparito un pezzo di roccia. Qualcuno che ha rintracciato la loro comunicazione con le luci. Il tizio che ha risposto, secondo me, erano veramente delle luci oltremare, perché hanno detto che sono insediati da qualche parte su un'isola oltre alla costa, okay. Non troppo lontano. Suppongo che quelle fossero veramente delle luci. Il fatto è che qualcuno dei predoni, suppongo che siano stati quelli col teschio, il serpente, perché quel simbolo era troppo stile gang, okay. Di rapitori, ammazzatori, banditi, predoni. Suppongo che quelli là l'abbiano rapita insieme a Lev. Madonna mia. Però vi immaginate, finalmente la loro speranza si era realizzata di trovare delle luci. Perché vi ricordate, era il sogno di Owen. E nessuno credeva che... Sempre succedere qualcosa. No. Non lo so, pensavo sarebbero arrivati dei banditi. Mesa Bluff. E Santa Barbara si trova di là. Beh, deve essere proprio grande Santa Barbara, stico. Chi è che si lamenta? Chi è che si lamenta? T'ho sentito! Ma guarda questo. Dov'è? Dove sei? Bestia. Ok, eccola qui. Eccola qui la bestia. C'è un clicker? È un'idea. Un'idea vi piacerà molto. Voglio rifarlo. Voglio giocare col fuoco, ragazzi. Dov'è il clicker? Dov'è il clicker? Vieni qua. Ce n'è un altro però. Ho sentito un clicker ma non lo vedo. Stava. Arrivedorla. Il mio piano verrà applicato più in là. Più in là verrà applicato. Dovrei usare queste lame. Solo che non ho abbastanza nastro adesivo. Cioè, ma è una gioia in questo gioco. Qui c'è un martello. La grande. Dammi tutto. Freccia. Sempre ben accetta. Un altro fogliettino. Ma secondo te vale la pena leggere ora?
I know I told you. Ti ho detto che, ti avevo detto che ti avrei aspettato qui, ma non è sicuro. I boschi sono pieni di serpi. Si chiamano serpi. Quella banda sono sicuramente le serpi. Non posso rischiare di finire di nuovo in catene. Quindi sono degli schiavisti. Mi troverai nel posto in cui ti ho raccantato la brutta. La battuta della pallina da ping pong. Mi manca la tua risata. Spero tu ce la faccia. Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, secondo me. Se il foglio è ancora qui è perché non ce l'ha fatta. Che altro c'è qua in giro? Non vedo nessuno. Non sento nessuno. Ma il fatto che non veda non mi convince più di tanto. Dov'è il tizio? Ne ho visto un altro di infetto. No, non hai visto niente, amico mio. Comportati bene. Tanto le penne ce le rimetti comunque. È una questione di sicurezza. Vieni qua, bellissimo. Vieni qua. Clicker. Clicker. Dov'è il clicker? È qui da qualche parte, l'ho visto. Cioè l'ho sentito. Ma sei uno schifoso, sei. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Tutto. Ti devo dare in pasto a un clicker. Signor clicker. Venga qui. È tutto suo. Venga qui. Boom. No, è morto. Scusi, clicker. Volevo darle una caramellina, ma... Oh, 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 piano, piano. Chiaramente c'era uno stalker. Ma suino. Vuoi un proiettile in testa? Dai, scappi, sorella. Al culo. Oh, ce n'è un altro. Che vuoi fare, amico? Dai, che ho premuto L1. Non c'è un minimo di rispetto da parte loro. È questo il problema. È una questione di rispetto la loro. Zero proprio. Altre armi? Ho solo questa pistola. Mi piaceva quella col singolo colpo di Abby. Era tanta roba. Avrei dovuto potenziare probabilmente il mio martello. Però anche lì, nastro adesivo. Sempre un problema. Allora, però vedete che pian piano, sempre giocando sempre di più, la mira sta migliorando, che è una meraviglia. E ancora non ho letto nessun commento che si complimenti della mia mira. Male male. Ragazzi miei. Allora, suppongo di dover entrare di qua. Sembra Santa Barbara questa. Chiusa così, però come ci entra? Usare fu... No, di là si entra. Potevate nasconderla un po' meglio, l'entrata. Poi chi è che è il deficiente che ha sfondato sto muro? Che era una cittadina tutta sicura, magari. Ha sfondato sto muro così potevano entrare tutti. Tutti gli infetti. Un deficiente. Oh! Altro! Che succede, ragazzo? Ti vedo alquanto scombussolato. Ho visto un... stalker. Mi pare che qualcuno... di aver visto qualcuno attraversare quella... cioè... passare davanti a quella finestra. Non ne sono sicurissimo. Mi pare di averlo visto. Ora c'ho le paranoie. Amico qua, mi hai dato qualcosa. Nastro adesivo alla grande. Proprio quello che mi serviva. Ma sono a posto. Vorrei adesso un'arma corpo a corpo, se possibile. Se. Forse posso tagliare da qui. Ormai sono qui. Non vedo altre alternative. Pillole, 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 pillole. Siamo in bagno dopo tutto. Se non ci sono delle pillole qua, dove le trovo? Dovrei approfittare effettivamente ad utilizzare un kit medico così. Così non avrò più problemi più in là. Dammi qua. Fai un kit medico. Vedete, perché mai dovrei fare velocità di creazione? Non avete mai visto craftare nel mezzo di una battaglia? Non ho la minima intenzione di craftare oggetti nel mezzo di una battaglia. Minima. Zero proprio. Zero zero. Sette. Allora. Devo scendere quindi. Scendiamo. Mamma mia. Aia, il mio ginocchio. Dovremmo evitare questo combattimento se solo tu facessi finta di non avermi sentito. Ma è uno di quegli scemi, ok. Ho paura che fosse un coso, un bloater. No, è solo uno di quegli schifosi. Vieni qua, bellissimo. Vieni a bruciare, suino, dai. Altri belli? Ok, lì ce n'è uno. Oh, sono due. Bastardo. È esploso lo stesso. Vieni qua, ruttino. Oddio, arrivano... erano i suoi amici. No, crepo. Grazie. Ancora uno. Ho sentito un... brucia? Brucia così tanto? Davvero? Dai, Ellie, che stai bene. Fa niente, solo un po' di bua.
Ho sentito un bel ragazzuolo qua. Ce l'ho visto. Sei proprio stupido. Che c'è, ragazzo? Vuoi anche tu un colpo in testa? E come non era in testa? Ma come fai a dire che non era in testa quel colpo? Ora, chi è il prossimo? Chi è il prossimo che vuol testare la mia capacità? Nessuno? Come immaginavo? Come immaginavo, femminucce? Giuro su Dio, Abby. Se ti hanno ucciso gli infetti. Ma secondo me... secondo me non la uccideranno gli infetti a Debbie e non sarai neanche tu ad ucciderla. Non me l'avrebbero fatta usare così tanto tempo per poi farmela sventrare da te. Sì, sarà uno di quei, di quei finali stronzata dove... Ah, il mio dolore è pesante, ma ti perdono per quello che mi hai fatto, per avermi ucciso papà, Jesse, tutti i miei amici, mio figlio, il nipote, mio prozio. Sicuramente finisce così. Ma proprio me lo sento qui. Un gioco così, un gioco così perfetto deve per forza avere un difetto. Del tipo, ah, vi insegno il perdono perché il circolo della vendetta è infinito. L'unico modo per interromperlo è col perdono e l'amore. Ma vaffanculo. Un proiettile in testa a Debbie, abbiamo risolto. Qualcuno di voi magari dirà, ma perché non fai il mirino telescopico? Perché mi fa cagare il mirino telescopico in questi... Io preferisco di gran lunga il... cioè, vabbè, per carità, se la distanza è di un chilometro ci sta il mirino telescopico. Ma così, in un gioco così, per esempio, dai, molto meglio così, secondo me. Perché principalmente non supero i 30 metri di sparo. Generalmente. Mi pare di aver sparato a un nemico a un chilometro di distanza, ma anche lì, guardate, il cerchio è abbastanza sottile, non è così difficile. Quindi, preferisco di gran lunga questo mirino rispetto a... cosa c'è? Ok. Barbara in basso. Ma lo dico, a me sembra per forza 24, proprio un villaggio sul mar Mediterraneo, altro che Califoggia. Neanche da lontano. Neanche da lontano. Dammi delle munizioni, Frank. Dai, qualcuno si sarà dimenticato delle munizioni qua. Mannaggia, beh, nessuno si è dimenticato niente. Però abbiamo recuperato dei pezzi di ricambio. Sì, deve essere laggiù. Torniamo a casa Vincenti, ragazzi. Ricarica, va. E con me. Stai ferma, ricarica. Puoi scivolare e ricaricare allo stesso tempo, fidati di me. Prendi tutta sta roba, va. Kit medico. Ferma. Curati, va. Vado, c'è il kit medico. Ah! Bisogna approfittare. Ah, sì. Vendiamoci delle ustioni di quarto grado per le spore. Basta bendare. Magari funzionasse così la medicina. Ti sei rotto il piede? Bendalo. Ti bruciano gli occhi? Bendali. È volato un orecchio? Bendalo. Ti hanno sparato in testa? Bendati. Signore, posso... ce n'è uno più vicino di qualche immagine. Se lo potessi, non lo so, accoltellarli da vicino. No. Non vuoi guardarmi veramente. Dai, sei una merda sei. Venga qui. Vieni qua. Vieni qua. Credevi che non ti avrei ucciso? Credevi veramente che non ti avrei ucciso? Ok, tocca a te adesso. Oh, ne ho sentito uno dietro di me. Ah, eri tu che ti stavi affogando nel tuo sangue, ok. Mi ero confuso, mi scusi. Colpa mia. Vedete, io ammetto i miei errori. Dove sei caduto, deficiente? Qui c'è un pezzo del tuo cervello, quindi eccoti qua. Amico, ti è rimasto il cervello là sopra. Quando hai finito di riposarti, vallo a raccogliere. Che dà un po' fastidio lì per terra. Lo sapevo! Perché quando fanno le scene così, per forza succedono ste cose. Ah, questa fa male. Questa fa molto male. Ah, addio Rene. Dai, pure! Dai, penzola in alto. Sforzati. Capito che fa male, ti sei lacerata mezzo addominale. Però sforzati, supera il dolore. Qualcuno sta per svenire. Sì, sono andato davvero. Effettivamente sta prendendo un botto di sangue. Non è Abby. Abby. Non credo sia Abby. Ti ho trovato. Eh no. Visto?
Beh, se è un Abby, è piuttosto grosso. Credo che abbia fatto un cambio di sesso, Abby. L'ho sistemata per bene. E ha mangiato piuttosto bene negli ultimi mesi. Cazzo, non questo... durerà neanche un mese. Questi sono proprio degli stronzi. Io dico che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Sì, tira giù quello e riattiviamole. La bella mitragliatrice, il tizio. Sul 9P5. Serio? Non vale nemmeno la fatica del viaggio, non è che... Speravo. Ci speravo. Immaginate fosse morto così. Ti fa ridere? Ti sei cagato nelle mutande. Che cazzo dici? Che fighetto. Ti piace ridere, eh? Alza. E basta. Lascia perdere. No, dai. Ti prego, no. È divertente. Fermo. Troppo divertente. Ma che cazzo fa? Oh! Che idiota. Oddio, gli do sparare io? No, va tutto lei. Godo. Non al ginocchio, non al ginocchio. Non al ginocchio, Frank. In testa. Merda. Grazie, Clicker. È sempre un piacere collaborare. Hai detto Abby? Cerchi una certa Abby, giusto? Ne abbiamo catturata una 2 mesi fa. Sì, certo. Una ragazzona. Bionda. Braccia grosse. Era... con un ragazzino magro e sfregiato. Ok. Sì. Continua, sei interessante. Se mi lasci andare... ti dico dov'è. Ti lascio andare, poi ti sparo, però dimmi dov'è. Hai ancora tempo prima che faccia infezione. Ah, è stata morsa. Parla. È alla nostra base, in cella. E sarebbe? Raggiunge i binari della ferrovia e seguili fino a un resort. Grazie. I prigionieri sono in un palazzo rotondo. Bene, sparali in testa adesso. Dai! Che aspetti? Lo giuro. Ah, forse è meglio anche lasciarlo qua. Oh, ok, ok. Anche lasciarlo qua avrebbe funzionato, effettivamente. Magari slegare il clicker. Beh, ci mancava solo la ferita adesso. Vuol dire che con uno sputo svengo? No, quella è una bella ferita, una signora ferita questa. È stata morsa una seconda volta. Binari fino al resort. Palazzo rotondo. Binari fino al resort. Cioè, finora ci siamo bendati qualsiasi buco di proiettile, ferita, di macete. E questa invece no, questa non si benda. Questa deve guarire da sola, deve cicatrizzare per i fatti suoi. Ah no, si è cucita, ok. Infatti mi sembrava un po' strano. Cazzo. Qua giù! Alle gambe! Non torno indietro! Oh, madonna mia. Quella è un'arma! È non armato! Torno indietro! Oddio. Maledizione. Sì, questi sono schiavisti, secondo me. No, 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 ora ti dico io. Setacciare la zona. Assicuriamo. Setacciate questo, ragazzi. Setaccia questo, figliolo. A posto? Hai settaggiato? Oh, tutto! No! Cosa cazzo vedi? Dai, guarda! Dai! Come non era in te? Ma porca miseria, ma perché spari 3 colpi? Scusa, cane! Ormai sono diventato un serial killer, non sento manco più il rimorso. Mi ricordo le prime puntate, che ho proprio il primo cane. L'ho sudato, ora... sono una persona cattiva, sono diventato... spietato! Mi ricordo ancora il primo cane, madonna, la molto che ho lanciato. Ci ho pensato 2 giorni sopra. Ho pianto. Ora sono diventato un uomo. Allora, no, volevo solo controllare che la vita fosse al massimo. Ok. Ora me ne sbatto altamente. Li faccio fuori tutti. Però mi piace, è silenziato l'MP5. Tanta roba. Tanta roba. Il fatto è che il fuoco a raffica mi fa cagare. In qualsiasi genere di videogioco dove c'è il fuoco a raffica a 3 colpi, proprio... proprio schifo. Non so chi cazzo l'abbia inventato. Psicopatico. Si vede che è uno che non è mai stato in guerra. Quello che ha inventato il fuoco a raffica.
Mannaggia a lui. Ma puoi inventare il fuoco a raffica? Ma chi è che... Trovatemi qualcuno che utilizza il fuoco a raffica. Io su Counter-Strike ho giocato, non lo so, 20 anni forse, mai usato il fuoco a raffica sul FAMAS. Mai in vita mia. E non di certo intenzione di iniziare... Do qualcosa. Di iniziare adesso. Mai. Mai, fa cagare. Il fuoco a raffica è una roba per pervertiti. Per sado... Lasciamo perdere. Per masochisti. Per gente sadica. Suppongo di dover andare in quel bel edificio. Piuttosto attira lo sguardo. Chi mi sta vedendo? Oh, sono tre. C'è l'intera mala. La mala vita di Los Angeles. Oh, cioè, non sapevo. Cioè, mi sembrava che anche lì ce ne fossero. Sentivo proprio qua. Sesto senso. Signora, io sono, lo sa, io ho visto tante volte il negoziatore, quindi sono, diciamo, molto aperto alle trattative. Qual è il suo valore di mercato? Venga qui che ne discutiamo insieme. Lei, quanto è importante in questo accampamento? Chi mi sta vedendo? Fatevi i fatti vostri. Quanto è importante in questo accampamento? Poco? Ottimo. Almeno è stata onesta. Morirà onesta. Sbrigati a crepare, che non ho tempo da perdere, su. Ora vado su di te, ragazzo. Andiamo su di lui. Sembra piuttosto isolato. Cosa guardi? Cosa cazzo guardi? Devi guardare in questa direzione. Che razza di guardia sei? Una pattuglia da 4 soldi. Vieni, vieni. Vieni, vieni che discutiamo sul tuo valore di mercato invece. Tu sei col casco. Sembri piuttosto importante. E tuo amico quello? Bene, il tuo migliore amico è morto. Ora tocca a te. Buon riposo. Grazie per gli 8 colpi. Ok, abbiamo scatenato il casino. Qua lì c'è pure il giubbotto antiproiettile. Quanto è resistente alle esplosioni il giubbotto antiproiettile, ragazzo mio? Bastardo! Ancora vivo. Oh, sento un cane. Via. Riposizionamento tattico. Corri. Oh, mi ha trovato. Via. Oh, bastardo, mi ha preso le chiappette. Oso, tu e il tuo cane siete stati... Che freccia è stata? Scusa, cane. Oddio, questi col casco mi conterano troppo di brutto, perché io miro sempre la testa. Mi sbilanciano tutto il gioco finora. Allora facciamo così. Non dovresti gridare. Hai appena rivelato la tua posizione. Ottimo lavoro. Grazie, sei stata molto gentile. Stupido casco. Gli ho bucato la visiera. Che figo. Fighissimo. Allora, vediamo quanto è resistente invece alle perforazioni. Ah, ha detto ottimo. Ah, ok. Ha detto ottimo, immaginavo. Cazzo. Oddio, dove è finito il suo cervello, signorina? Sulla mia scarpa, mi scusi, non me ne ero accorto. Dammi qua tutta la roba. Vediamo. Niente munizioni, capito? Sta roba del fuoco a raffica, che schifo. Oh no, non prenderò mai la chiave inglese. Vai via. C'ho un tomahawk, letteralmente. Beh, abbiamo appurato che non è proprio resistente il giubbotto alle esplosioni. Grazie, almeno i colpi sono rimasti. Dammi qua le patatine. Ho la barretta energetica o qualsiasi cosa sia. Dammi qua. Munizioni. Accetto. Accetto tutto. Adesso dobbiamo testare se gli elmi sono resistenti ai colpi di cecchino. L'ultimo altro tentativo. Amico mio, che ti è successo? Sembri svenuto. O sei morto? Chi è stato? Io no. Rattlers. Cosa vuol dire? Serpente a sonagli? Rattlesnake? Rattlesnake è serpente a sonagli, quindi Rattlers suppongo che sia serpenti? Serpenti a sonagli? Ma voi perché? Perché vi chiamate serpenti? Cosa fate? Cosa fate prima di attaccare? Per questo che vi chiamate serpenti? Ok. Devo andare di qui. Binario fino al resort. Ma resort in che senso? Resort di schiavi? Da quel che ho cioè, suppongo che facciano... Che vizino le persone. Per questo ho detto non durerà più di un mese. Si vede che li forzano ai lavori forzati. Li obbligano ai lavori forzati fino alla morte. Una specie di motociclisti di Los Angeles. Quanto può essere pericoloso un motociclista a Los Angeles? Vabbè. È un film dopo tutto. Un motociclista di Los Angeles. Tremo tutto. Vai qua le frecce, va. Aspetta. Ho 80 pillole. Tenace ce l'ho. Allora sapete cosa posso fare? Una cosa molto figa. No. Ci metto le mie pillole per fare sta roba. Precisione modalità ascolto. Dammi questa, va. Ottimo. Poi fammi questa.
Trappole esplosive migliorate. Oh, qui c'è una scala. Immagino di doverci salire. Ok, mi faccio altre frecce esplosive, visto che c'hanno tutti i gibotto antiproiettile, fanno i furbi. Qua sarà pieno di... Eccoli qua, vedete, lì sulla sinistra. Ma no, quelli sono prigionieri. Muoviamoci. È ora di portare un po' di libertà a Los Angeles. Piantagioni, ecco dove li fanno lavorare, nel piantagioni di mais. Sembra un palazzo alto e rotondo.